Vivere più a lungo significa effettivamente vivere anche bene? Per poter rispondere a questa domanda dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Oramai è ben noto e chiaro che la medicina moderna permette di curare e di prevenire tantissime patologie e addirittura di poter cronicizzare alcune forme di cancro. Tutto questo ovviamente ha comportato negli ultimi anni un aumento drammatico della popolazione. Si vive infatti, soprattutto nelle società occidentali, si vive in media più a lungo e tendenzialmente si muore sempre meno di malattie infettive. Secondo un'analisi condotta dall'Istat, infatti, in Italia negli ultimi 20 anni l'aspettativa di vita è passata da 79,5 anni nel 2000 a 82,3 anni nel 2020. Questo è avvenuto anche grazie alla riduzione della mortalità infantile. Tuttavia, questo aumento, diciamo, dell'aspettativa di vita media non deve trarci in inganno, perché i dati riportano, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2011, che sì, è vero che si vive più a lungo, quindi abbiamo avuto praticamente un calo della mortalità, ma allo stesso tempo, sta aumentando la morbilità. Cioè, viviamo più a lungo, ma ovviamente invecchiando contraiamo patologie in genere croniche che ovviamente compromettono la nostra qualità di vita. Quindi sì, si vive più a lungo, ma molto spesso la qualità di vita per via delle patologie croniche è compromessa. Infatti, le stime dicono che solo momentaneamente stiamo vivendo più a lungo. Alcuni studiosi suggeriscono addirittura che le nuove generazioni di americane vivranno meno dei loro genitori. E questo indica una significativa controtendenza, per cui vita più lunga non sempre significa vita più sana. Questo ovviamente è un paradosso che molto spesso è presente, una convinzione errata che molto spesso è presente nella popolazione generale.